Sara Marcozzi, poco più di un anno di amministrazione di centrodestra, che bilancio si può trarre dai banchi dell'opposizione? È un governo già diviso, una maggioranza già divisa, ci sono diversi litigi all'interno della maggioranza, all'interno delle stesse singole forze politiche. La maggioranza ha già perso Marianna Scoccia e quindi ha un membro in meno all'interno della stessa, è una gran confusione, basti vedere l'iter delle leggi che presentano, insomma sono confusionarie, tempestate di emendamenti da parte della stessa maggioranza, questo è segno proprio della indecisione, della mancanza di visione, della mancanza di programmazione. Quelle della Scoccia sono state parole forti, l'Abruzzo Bancomat di Fratelli d'Italia? Di fatto l'Abruzzo è oggetto della propaganda di Fratelli d'Italia. Il presidente Marsilio è più impegnato a fare la propaganda per il proprio capo politico Giorgia Meloni che a fare il presidente di regione. Insomma, avrebbe potuto essere più collaborativo con il governo Conte, ad esempio in una situazione di emergenza straordinaria come quella del Covid, ma a lui piace fare polemica e non governare. Con D'Alfonso sono stati 5 anni di scontri, anche fisici mi verrebbe da dire, ripensando a quelle scene impietose in Consiglio regionale in cui le strappava la sedia da sotto al sedere. Se dovesse fare un paragone tra quell'amministrazione, quel presidente e questo? Sono certamente diversi, sono molto simili nelle divisioni interne e nella mancanza di visione per questa regione, questo certamente li accomuna, poi hanno delle prerogative e delle diversità, diciamo delle caratteristiche diverse. Devo dire che il presidente Marsilio e la sua giunta, la sua maggioranza sono forse meno preparati a livello amministrativo. Grazie.